C'è con noi Andrea Parentela. Ciao Andrea, buonasera. E Buonasera a voi. allora Andrea, dicevamo, intanto il San Nicola da Crisza è una squadra che non pareggia mai e oggi hanno cercato la vittoria fino in fondo. Diciamo che per voi lo stop può diventare più brutto perché erano in 10. Sì, assolutamente. Purtroppo, come si dice, tanti tizi fanno una prova. Non è la prima volta che non riusciamo a sfruttare la superiorità numerica perché abbiamo pareggiato col San Michele, abbiamo messo in discussione la partita scorsa, quando eravamo sempre in superiorità numerica, e oggi uguale non siamo riusciti a sfruttare questa situazione. Quindi è veramente un peccato, però purtroppo è un difetto che non riusciamo a correggere, perché invece di giocare cerchiamo sempre di complicarci la vita. Abbiamo pagato pegno, e secondo me spero che ci serva da lezione, perché poi il San Nicola non ha rubato nulla, era una squadra esperta, lo sapevamo, e quindi hanno fatto la loro partita e hanno vinto in maniera meritata. Ecco, tra l'altro loro non hanno praticamente mai pareggiato, però voi ne avete pareggiata una sola, quindi sotto questo aspetto siete quasi speculari, diciamo. Sì, vabbè, noi, ripeto, noi volevamo vincere, abbiamo fatto le palle gol, le abbiamo avute, però ripeto, oggi abbiamo fatto parecchi passi indietro, perché c'è stato un approccio sbagliato. Avevo chiesto altro alla gara, avevo chiesto una partita con ritmi alti, e così non è stato, perché il San Nicola è pieno di giocatori esperti, quindi se la tieni in bilico l'esperienza fa la differenza. Quindi avevo chiesto dinamicità, avevo chiesto giro palla veloce, invece da questo punto di vista non siamo andati bene, e quindi non è arrivata la partita che avevamo preparato. Però, nonostante tutto, ripeto, potevamo anche vincere noi, perché ad un certo punto c'erano occasioni da una parte all'altra, e sono stati più bravi, più fortunati loro a sfruttare poi un errore nostro, perché abbiamo preso un gol dove avevamo palla noi, tutta la linea difensiva più il mio mediano, abbiamo perso palla e ci hanno fatto gol. Quindi non è che abbiamo subito un'azione organizzata dagli avversari. Purtroppo, non, ripeto, non stiamo riuscendo a sfruttare la superiorità numerica, e questo è un vero peccato. Però vuol dire che bisogna fare un bagno di umiltà, vuol dire che c'è da lavorare ancora tanto, e c'è da capire che questo è un campionato strano in particolare, quindi bisogna vendere cara la pelle. Sì, anche perché questa sconfitta, poi ti lascio, chiude questo ciclo di quattro vittorie consecutive. Diciamo che a livello morale, magari a livello mentale, ora va gestita un attimo questa situazione. E il prossimo avversario sarà la Pro Pellaro, che sicuramente rappresenta una delle squadre meglio organizzate del girone. Ma noi tutte le partite sono difficili. Io dico che quando non si vince bisogna perlomeno pareggiare, no? E magari portare un punto, anche se eravamo in superiorità numerica, perlomeno l'accettavi diversamente. E, ripeto, non siamo stati bravi a gestire questa situazione, quindi è giusto perdere, perché il calcio è questo. Quindi bisogna accettare il ventetto del campo, e bisogna alzare la testa, comunque provare a lavorare ancora meglio in settimana. Bene Andrea, grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie.